Buonasera ragazzi, finalmente ci siamo. Buonasera. Ci siamo finalmente. Sabato e domenica arriva il Village Inter School. Attesissimo. Sold out, tutto esaurito. Ringraziamo i 70 partecipanti che hanno deciso di divertirsi con noi. Abbiamo completamente sforato il numero iniziale di 50. È fantastico. Per gentile concessione di Città del Mare sono stati concessi ulteriori 20 posti e abbiamo chiuso, penso meglio di così non potevamo fare. Siamo qui per raccontarvi un pochino il programma del viaggio in modo tale che vi possiate organizzare al meglio per far sì che questi due giorni siano di assoluto divertimento, relax, amicizia tra tutti i partecipanti. Sì. Quindi per prima cosa parliamo del programma. Allora, come sapete, l'arrivo in struttura è, diciamo, spetta a ciascuno organizzarsi in maniera autonoma ed è previsto per le 9.30 a Città del Mare. E in questo modo voi direttamente arrivate nella reception, dite vostro nome e cognome e vi viene data la chiave o scheda per la vostra stanza in modo tale che vi organizzate e c'è la sistemazione nelle varie stanze. Alle ore 10.30 invece raduno tutti quanti in piscina olimpionica, tra parentesi ci saranno varie piscine, la piscina olimpionica è quella centrale, quella più grande, ci diamo appuntamento tutti lì per fare la foto di gruppo di rito, perché è giusto che il gruppo, come ci racconterà Piero più tardi, sia compatto, diciamo, e si faccia bene anche distinguere in maniera positiva ovviamente. Poi subito dalle 11 alle 13 comincia l'attività sportiva con il primo torneo di calcetto. Anche Piero su questo tra poco ci spiegherà la composizione delle squadre in modo tale che ci possiamo organizzare preventivamente. Poi dalle 13 alle 15.30 c'è una pausa per il pranzo che ricordiamo essere libero dal momento che la pensione completa comincia a partire dalla cena. Quindi ci sarà cena, colazione e pranzo del giorno dopo comprese nel pacchetto, mentre in questa fascia oraria i ragazzi possono tranquillamente organizzarsi in maniera autonoma portando sia qualcosa a sacco, quindi un panino, insomma, in maniera autonoma, oppure pagando un supplemento e pranzando al ristorante. Successivamente dalle 15.30 alle 16.30 faremo la gara di nuoto a staffetta, perché dal momento che abbiamo raccolto circa 22 prenotazioni di ragazzi che vogliono partecipare al torneo di nuoto, faremo una cosa molto graziosa a squadre, quindi circa 5 o 6 squadre insomma verranno poi selezionate e si farà una gara molto graziosa a staffetta. Poi dalle 17 alle 19 torneo di tennis e pallavolo, per chi vorrà fare entrambi bisogna ovviamente organizzarsi sempre per tempo in modo tale da poter fare l'uno e l'altro. Alle 19.30 l'appuntamento è al ristorante, stavolta tutti quanti, cioè stavolta in pensione completa, ristorante che ha riservato in esclusiva per noi una tavolata maxi per i 70 partecipanti e quindi ci diamo appuntamento direttamente al ristorante. E poi dalle 22.30 in poi è prevista la serata con discoteca, domandone e divertimento vario, diciamo più assoluto. Ci sarà chi si organizza per giocare a carte, chi rimane nelle camere, chi vuole fare insomma un po' di intrattenimento tutti quanti insieme fuori, insomma assolutamente fate quello che volete, divertimento diciamo libero. Il giorno dopo la colazione è prevista, gli orari vanno dalle 7.30 alle 9, dopodiché faremo le fasi finali, quindi sia del torneo di tennis e di pallavolo dalle 10 alle 11.30, sia il torneo di calcetto dalle 11.30 alle 13. Alle 13 c'è l'altra pausa pranzo, sempre compresa nel pacchetto della pensione completa con il tavolo prenotato, quindi massima puntualità, e poi dalle 15 alle 18 invece c'è assolutamente divertimento libero,
tra tutti i campi che sono a disposizione ci si riorganizza, ma stavolta in forma completamente autonoma. Alle 18.30 bisogna lasciare le camere e alle 19 ci diamo appuntamento alla reception per le interviste finali e i saluti. Questo, diciamo, in breve il programma, anche se tra poco verrà pubblicato con un file che abbiamo appositamente preparato per voi, in modo tale che queste stesse informazioni potete ristudiarvele con calma e ricordarvele soprattutto. Allora, invece per quanto riguarda il punto, l'aspetto relativo alle, diciamo, all'organizzazione delle squadre, allora, questa è chiaro che deve andare su due direzioni. Uno, il fatto della libertà da parte vostra di potervi, appunto di potervi organizzare con i vostri amici, quindi avere la libertà e il piacere di poter giocare con le persone a voi più care. L'altro è il fatto che chiaramente devono giocare tutti ben distribuiti nelle varie squadre in maniera equa. Ecco, e questo semplicemente verrà fatto attraverso il gruppo Facebook che abbiamo creato e all'interno del quale noi semplicemente provvederemo a indicare il numero delle squadre che viene ottenuto dal semplice rapporto tra il numero dei partecipanti e il tempo che abbiamo a disposizione per poter sviluppare i singoli tornei. E quindi, ad esempio, a calcio ci possono essere 8 squadre e voi praticamente andrete a formare 8 squadre. Potrà capitare che ci saranno alcune squadre, per esempio, immagino che dovrebbero essere formate da 6 ragazzi e in realtà qualche squadra siete in 4, siete in 5, con alcuni ragazzi rimasti fuori, provvederemo noi a fare in modo, diciamo, di attribuire quei ragazzi rimasti fuori appunto a queste squadre, diciamo, che devono essere completate dal punto di vista numerico. Poi è chiaro che ci sono tanti altri aspetti organizzativi che noi, ovviamente perché fa parte del nostro lavoro, provvederemo a curare. Quali sono essenzialmente? Casacche, palloni, servizi, quindi servizi di video, foto, assistenza di qualsiasi tipo, quindi se qualcuno si può fare male, c'è il ghiaccio, insomma. Quindi da questo punto di vista ci sarà la massima organizzazione, la massima serietà, la massima professionalità. Diciamo che voi tutti conoscete come progetto Interschool. Poi ricordiamo che dal momento che per la prima volta nell'Interschool i tornei saranno misti, maschi e femmine, soprattutto la pallavolo che ha avuto un'adesione addirittura maggiore del torneo di calcetto, la composizione delle squadre dovrà tenere conto anche di un certo equilibrio ragazzi-ragazze per cercare di accontentare un po' tutti. Sì. Per quanto riguarda invece l'organizzazione interna, come già stava anticipando Piero, di servizi e in generale di assistenza per qualsiasi genere domande che possono essere fatte, vi ricordo che sarà a vostra disposizione un tutor per ogni 12 persone, 13 persone circa. Questo tutor sarà contraddistinto dalle bellissime maglie che abbiamo preparato, maglie staff progetto Interschool, belle. In modo tale che tutti quanti voi possiate avere la massima assistenza. Questo lo diciamo anche ai numerosi genitori che ovviamente controllano, come giusto che sia, i loro figli anche a distanza, certo. Saranno super tutelati da questo punto di vista. Quindi anche nel gruppo Facebook pubblicheremo l'elenco dei vari tutor con il nome e il numero di cellulare, così che voi possiate rintracciarli direttamente. Sì. Per ogni tutor ci saranno quelle 12-13 persone a cui queste devono fare riferimento per qualsiasi informazione di qualsiasi genere. Per le informazioni così extraordinarie, diciamo, in quel caso ci siamo sempre noi a disposizione, certo. Ovviamente per coordinare. Non è che spariamo, attenzione, siamo sempre lì a vostra totale e completa disposizione, a qualsiasi orario, non ci prendete alla lettera, dico. Soprattutto per coordinare tutto questo lavoro di organizzazione. Per quanto riguarda invece raccomandazioni finali, Piero? Sì, io diciamo avevo qualche appunto, insomma, che mi sono segnato a beneficio di tutti voi.
Innanzitutto il primo aspetto, io credo sia fondamentale per la caratteristica di progetti interschool, quello di fare gruppo. Fare gruppo significa che a partire dalla foto di gruppo che abbiamo previsto, che è un appuntamento molto importante per noi, per le 10:30 appunto alla piscina olimpionica, fino a passare per tutti i vari momenti, è chiaro che il fatto di essere coordinati, il fatto di avere un senso di appartenenza, che questo tra l'altro poi si riscontra anche quando andiamo a pranzare, a cenare, a fare colazione, col fatto, perché è una grandissima cosa, l'opportunità di avere dei tavoli che sono riservati in uno spazio tutto nostro, è una cosa spettacolare perché fa emergere il nostro aspetto identitario, il nostro aspetto proprio insomma di grande organizzazione per quella che siamo, quindi la struttura ci ha rispettato molto in questo e quindi noi non possiamo insomma essere da meno rispetto a queste aspettative. Poi ci sono anche altri aspetti, come per esempio la puntualità. Perché? Perché noi abbiamo avuto grande attenzione a tutti i dettagli, perché far combaciare 5 competizioni sportive con i pasti, con insomma anche altri appuntamenti che abbiamo, traserali, diurni, eccetera, chiaramente non è facile. Quindi noi appunto quando pubblicheremo tutto il programma con tutti gli orari in maniera dettagliata, vi raccomandiamo di essere estremamente puntuali, perché se ad esempio voi spuntate all'orario di cena, per dire un'ora dopo o mezz'ora dopo quello che è previsto, è chiaro che essendo un contesto lì molto più ampio, quindi a buffet eccetera eccetera, potreste avere dei disagi, o anche la stessa cosa sulle competizioni sportive. Quindi vi raccomandiamo l'estrema puntualità, proprio per il vostro massimo divertimento, la massima fruizione dei servizi appunto che la struttura e la nostra organizzazione offre. E poi, che dire, altro aspetto, ma questo mi sembra quasi una mancanza di rispetto verso di voi, dovervelo ricordare, il comportamento. Per comportamento si intende all'interno delle camere. Vige sempre il principio che chi rompe paga. Quindi state attenti, perché poi è chiaro che le responsabilità, se andate a rompere qualsiasi cosa, poi ricadono sulle vostre persone. Questo mi sembra ovvio. Il rapporto con tutti gli altri ragazzi, appunto del nostro gruppo di progetti interschool, quindi evitate qualsiasi cosa che non c'entra niente con il divertimento, e poi anche il rapporto con tutta la clientela di Città del Mare, perché io capisco bene che di sera, durante il giorno eccetera, in piscina c'è la voglia di divertirsi, anche io parlo per i ragazzi abbordare tra virgolette le ragazze, è chiaro, è un piacere, ci si diverte per carità, però sempre ricordandoci, di farlo con massima educazione, con massimo sempre rispetto. Poi per il resto mi pare che abbiamo detto tutto, non so. Ma la cosa che rimane è, mi raccomando, organizziamoci per rendere questo weekend davvero unico ed emozionante, sì, come è usuale nel progetto Interschool. Sì. Quindi sicuramente c'è molta attesa, sì, ci divertiremo un mondo, questo è poco ma sicuro, e tutti gli altri che purtroppo sono rimasti fuori o per limiti di tempo o per numeri insomma che avevamo già completato si mangeranno le mani, e diamo soprattutto appuntamento poi all'anno successivo, cercate di sbrigarvi prima o anche chi prima lo sa. Esattamente, perché no, ci abbiamo qualche cosa in cantiere Siamo un work in progress continuo. Ragazzi, quindi ci vediamo direttamente a Città del Mare. Buon divertimento a tutti. Un saluto, ciao ragazzi.